Noemi restò senza il marito e senza i figli, ma la sua nuora Ruth le voleva molto bene. Noemi aveva detto alle nuore che potevano anche andarsene e ritornare nei loro paesi. Parlò chiaro, interpellò Ruth e le chiese se voleva andarsene e farsi una nuova famiglia, come aveva fatto Orpa. Ruth rispose che era suo desiderio restare con lei. Resto qui con il vostro Dio e con la vostra famiglia. Io vado ovunque tu vada. Poi Ruth e Noemi andarono in campagna, dove era iniziata la mietitura dell'orzo. Erano senza cibo e Ruth andò a raccogliere gli steli avanzati nei campi. Boaz, il proprietario, che era un lontano parente di Noemi, la vide e pensò che era davvero una bravissima ragazza. Si avvicinò e le disse che poteva restare tutto il tempo che voleva e prendere l'orzo che le serviva. Noemi fu contenta di questa cosa e consigliò a Ruth di andare a riposare nell'aia vicino a dove dormiva Boaz. Così fece. Boaz, al risveglio, la vide. Parlarono. Lui le disse che per lei era disposto a comprare il terreno di Noemi e disse che era suo desiderio di prenderla in sposa. Anche lei era d'accordo, bisognava solo parlare con il suo anziano zio. Lo zio di Boaz acconsentì. Così Boaz e Ruth si sposarono ed ebbero un bambino, Obed, che poi fu il nonno di Davide, nell'albero genealogico di Gesù.